Qui a Presenzano il 5 dicembre 1866. Il 5 dicembre 1866 un capitano dell'esercito piemontese che si chiamava Gustavo Pollone accompagna, fate accompagnare. Che si chiamava Gustavo Pollone, poi sepolto nel cimitero di Mignano, dove esiste ancora il cippo, la memoria, alla testa di 55 uomini, 40 soldati di fanteria e 15 della Guardia Nazionale di Mignano, si scontrarono con un gruppo di briganti capitanati da Domenico Fuoco e Francesco Guerra in località Coppa, proprio qui nei pressi di Presenzano. Fu uno dei più grandi scontri del brigantaggio post-unitario. E quella volta i briganti ebbero la meglio, perché alla fine morì il capitano Gustavo Pollone, morirono due soldati, Giuseppe Carpone e Michele Gaglietti, e da parte dei briganti ci fu una sola vittima, si chiamava Gaetano Giura, era di Barrea e faceva il brigante dall'ottobre 1860, quindi era un esponente della resistenza borbonica dal primo momento. Gustavo Pollone sicuramente era un giovane militare, anche un po' ingenuo, perché assaltò questa formazione formata da 55 briganti in modo un po' avventato. Forse lui, sentendo propaganda, sentendo la cosa, pensava che si trattasse di gente disorganizzata. Invece al capo c'erano Domenico Fuoco e Francesco Guerra, che erano due ex militari dell'esercito borbonico, dei corpi speciali tra l'altro, dei cacciatori borbonici, quindi diciamo all'incirca come i marines di oggi. E chiaramente l'inesperienza militare di Pollone, l'esperienza militare dei due, alla fine giocò a solo. Fu uno dei più grandi scontri, uno degli ultimi scontri, perché eravamo nel 1866, cioè il brigantaggio, la lotta, la sfortunata lotta di resistenza dell'esercito borbonico durava già da 6 anni. E questo è l'ultimo grande scontro di cui si ha notizia ed è avvenuto proprio qui, nel territorio di Presenzano. Io ho finito, casomai ci sentiamo più tardi per qualche altra cosa. Vi ringrazio.